Salve ragazzi e cari amici del web, in questo momento mi trovo nel Brunei, più esattamente sono nella zona più centrale, nel mercato popolare. Il mercato popolare è sicuramente un posto poco visitato dai turisti, però dà modo di capire e conoscere meglio le tradizioni culinarie, quelle che sono i loro aspetti culturali e anche quali sono le loro abitudini alimentari. Ecco. Vi porto un po' con me nel mio viaggio, vi farò vedere un po' questo mercato. Io ancora non mi sono intrufolato andando a vedere nel dettaglio, vi darò una piccola panoramica anche a voi. Ecco, prendo in mano la mia macchina fotografica e continuiamo questo giro veloce. Eccoci qua, questo è un mercato molto semplice perché è il mercato popolare, per cui non siamo al supermercato. Qui abbiamo un po', ecco, questo fino a qua è abbastanza tutto normale, sono cose che già conosciamo. Qui abbiamo i peperoncini secchi, qui non si sa cosa c'è nelle bustine. Eccoci qua, qui abbiamo dei limoni stranissimi con una buccia un po' particolare. E il giro continua, questo reparto ortaggi. Qui abbiamo le frutte esotiche, per cui abbiamo le banane, quello è l'uomo del monte, eccolo là. Questo è l'uomo del monte, se lui dice no le banane non si colgono. Ecco, questi limoncini qui piccolini di questo aspetto. Anche questo è ancora più piccolo, sono proprio come delle ciliegie. Si trovano dappertutto, loro li infilano anche nella pasta. Ecco, qui abbiamo delle verdure stranissime, guardate, chi mi sa dire che cos'è questo qua? È una specie, un parente dello zucchino. Questo ve lo conosciamo, qui ne abbiamo ancora di diversi. Ecco, questo è il reparto tuberi, guardate questi qui che belli, questi tuberi meravigliosi, queste qui a forma di trottola, ecco, forma di trottola. Eccoci qua, ci siamo imbattuti ancora in questi qui con le banane. Continuiamo il giro. Andiamo, andiamo. Ecco, come potete vedere, a differenza della Malesia, dove il mercato è più un cagaio che un posto preciso e ordinato, qua abbiamo molta più parvenza di precisione. Ecco, guardate questi tuberi pelosi, la famosa patata pelosa del Borneo. Guardate questi qui, con c'è anche i due testicolini questa patata, ecco. Giro continua, qui abbiamo i cocchi, che questi cocchi hanno la caratteristica di avere la faccia antropomorfa. Adesso vi farò vedere, guardate questo qua, se non è un babuino. Ecco, il giro continua, qui abbiamo un'altra serie di tuberi mai visti. Ecco, questi qua li troviamo anche in Russia, che sono in Russia sono fatti con la corteccia della betulla biriosa. Qui sono fatti con delle foglie o cortecce di altre piante, non saprei. Ecco, non voglio annoiarvi troppo. Ah, ecco qua, ecco, guardate, queste qui sono le foglie con cui sono fatti quei cestini, quegli oggetti lì. Qui il giro continua, eccoli qua, qui ne abbiamo, sono proprio un decoro nazionale questi. Ecco, il giro continua. Ecco qua abbiamo queste bellissime carote che sembrano di gomma.
E andiamo avanti, dall'odore qualcosa mi dice che ci avviciniamo al reparto pesce. Il reparto pesce è il punto clou del nostro giro perché lì si concentra un po' tutto il loro estratto di cultura nazionale. Eccoci qua, il reparto pesce, i famosissimi pesci lasciati a moscare. Il pesce lasciato a moscare perché prende quel saporino, si rinsecchisce e prende quel saporino che gli dà proprio quella connotazione caratteristica. Ecco qua, qui abbiamo il regno dei pescini lasciati a moscare, qui abbiamo pescini più piccoli, qui abbiamo un'altra montagnetta di pescini, queste qui sono le famosissime alici fresche, queste invece sono quelle del giorno prima. Il giro continua, qui abbiamo i gamberetti lasciati a moscare, famosi, ecco qua abbiamo altre robe moscate. Ecco, questo è un po' il clou del nostro giro, qui abbiamo la vobla, questi pescetti qui si chiamano nella lingua locale è la cosiddetta vobla. Sono dei pescetti che si sgranocchiano bevendoci dietro la birra e qualche altra cosa. Qui abbiamo delle confezioni di granchietti seccati. Ecco, questo un po' questo giro qui nel mercato, caratteristico. Adesso mi soffermo su qualche immagine, non vi sto a descrivere tutto quello che vedo. Condivido con voi un po' queste emozioni. Lì abbiamo delle oggettistiche in legno. Ecco, tutto molto bello, chiaramente. Guardate qui abbiamo delle rappresentazioni dei luoghi di culto. Qua il sultano capo di stato è anche capo religioso, per cui viene venerato, è come fosse un presidente monarca con anche gli stessi poteri del papa, cioè racchiude potere temporale e spirituale nello stesso tempo, in più anche il potere esecutivo, legislativo. È un monarca di quelli assoluti, diciamo. Qui abbiamo quest'altro reparto molto interessante, abbiamo degli snack. Il famosissimo reparto snack, li mangiano, non li filmo per rispetto. Ecco, qui il reparto pesci ad essiccare ha raggiunto il culmine e qui siamo nell'apoteosi. Ecco qua, guardate, questi qui sono la nostra cena, questi qua. Ecco che, ragazzi, io adesso con queste montagne qui di pescetti lasciati a seccare vi saluto, appoggio qua la camera per darvi il mio saluto. Ah, guarda, questo qua è quello, questo qua mi sta seguendo da 2 ore che mi vuole portare in giro in macchina. Se after. Ok, ah, guardate, abbiamo anche i vinnichi, questi qui sono i famosissimi vinnichi. Ok, dai, va bene ragazzi, ci sentiamo, appoggio la camera per salutarvi. Ciao a tutti cari amici, ci vediamo alla prossima, continuate a seguire questo giro nel Brunei, ciao!